Ben ritrovati, momento tanto atteso. Esatto, Tendenze, cambiamo decisamente creme, argomento, make eh. up, ma oggi parleremo della manicure. Dillo un po' tu, a te. Manicure. Manicure, vedi come suona già Diverso, meglio. E eh. dovremmo avere in collegamento Giada Fraternali che ci parlerà delle tendenze estive. Ciao Giada, Ciao ben Giada. ritrovata. Ciao, buongiorno, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Come sempre, Grazie a grazie. voi, come sempre. Allora, qui arrivano messaggi e scrivono tendenza unghie 2022, parliamo dei colori, ma il giallo, perché io leggo testualmente quello che mi arriva, quest'anno si porta o no? Allora, diciamo che il giallo sì, si porta e va molto anche la nail art con tutti i colori pastello, tutte le tonalità e quindi in mezzo c'è anche il giallo. Ma mi è capitato molto spesso di farle proprio tutte gialle. Ovviamente quest'anno vanno molto particolari, quindi il monocolore unico, difficile che si fa. Quindi non so, magari qualcuna gialla, qualcuna con il baby boomer, quindi una sfumatura tra giallo e rosa. Qualcuna con dei glitter, qualcuna con delle applicazioni. Quest'anno vanno molto i pompon, che sono proprio dei peluscetti che si attaccano e staccano attraverso una calamita. Quindi Ah, i pompon. quest'anno diamo un pochino spazio alla fantasia. Ma Giada, come possiamo proteggere lo smalto dal mare? Perché si sa, più la mano va in acqua, più lo Certo, smalto sale la tende. sabbia. Allora, diciamo che il lucido che si utilizza per il gel e per il semipermanente è un lucido abbastanza resistente, quindi non si dovrebbero avere dei problemi. Se si dovesse avere un pochino lo smalto opaco, si può fare in questo modo. Con un batuffolino di cotone andiamo a passare insieme all'acetone su tutte le unghie, in modo che sgrassiamo un pochino l'unghia. E poi si può applicare una base dello smalto normale, base e non top coat. In questo modo si ridà un pochino di lucido all'unghia e dura un pochino di più e si protegge un pochino dalla salpetine che insomma un pochino opacizza il gel, il semipermanente. Riccardo, sai, non Sì. si usano solo i vestiti per esaltare l'abbronzatura, ma anche il colore delle unghie, quello Sì. giusto, tende a risaltare una bella tintarella, l'abbronzatura. E Sì. allora, tra i colori più glamour, vi è il nude terracotta. Giada! Allora, sì, diciamo che il nude è un colore che però si utilizza più in inverno, ma c'è anche chi lo utilizza in estate per il semplice fatto che, essendo molto chiaro, camuffa, tra virgolette, la ricrescita. Quindi le clienti che magari sono tanto tempo fuori in vacanza e poi non hanno la possibilità di fare il ritocco, il refill alle unghie, optano, diciamo, per il nude, il French, il baby boomer, tutte basi un pochino chiare, il bianco latte. In questo modo, quando l'unghia cresce un pochino, si nota di meno la ricrescita e stanno in ordine per tutta la durata. Ah, ospite, Che che cosa? stavamo parlando Che appunto. appunti hai preso? Allora, Pina, io ho una domanda da fare alla nostra Giada, Sì. perché nelle varie puntate ho preso appunti e vorrei chiedergli per quanto riguarda le mode, Sì. non so se ti ricordi, andava di Sì. moda credo anche adesso Sì. le dita diverse con Io i vari intanto ho visto che è smalti. arrivato qualcuno dietro Sì, le quinte. No, non lo esatto. nominiamo, Non eh? lo nominiamo. Sì. E diciamo, vanno di moda le dita diverse per la differenza di smalto. E quindi gli vorrei chiedere alla nostra ospite se va ancora di moda questa pratica oppure no. E diciamo che sostanzialmente, Pina, anche perché il periodo estivo è sempre molto, diciamo, più sostanzialmente. Come dire,
libero da Tu, interpretazioni. Riccardo, Sì. sei, secondo me, saresti perfetto per quel tipo di manicure che prevede un'unghia gialla, un'unghia blu, un'unghia Dici? nera, sì, quello così un po' multicolor, come la tua personalità. Bene, e chissà. Dovresti provare, anzi, ti lancio una sfida. Sì. L'ultima puntata, vieni con la manicure Fatta? fatta. Vediamo se ci arriviamo all'ultima Non puntata. per forza con lo smalto, Ah. Sì, ti Vediamo, tocca. mi tocca, chiameremo magari la nostra Giada. Intanto la regia se la ride lì dietro le quinte Esatto, eh. perché. Ma Riccardo, Sì. io te lo chiedo, Sì. qual è il colore che preferisci? Allora, Sì. Pina, secondo me dipende dalle occasioni, Sì. anche qui, perché io diciamo che chiaramente ogni occasione forse vuole il suo colore, Ma perché quanto sei hai sofisticato! visto? Vabbè, Pina, tu mi istruisci, io prendo appunti, è chiaro che poi sono preparato, no? Quindi il colore dipende dalle occasioni. Esatto. Intanto abbiamo Giada che è tornata in Eccoci, Giada. collegamento. Giada, Eccomi. hai salvato Riccardo, Mi eh? stava mettendo in difficoltà, Pina, mi stava facendo l'interrogatorio sui vari colori, sulle varie occasioni. Però ho una Pina, domanda fa per te. bene. Giada? Ecco, Sì. dicevo, ho una domanda per te, perché ho chiesto a Pina, per quanto riguarda le mode, andava di moda, non so se puoi confermarmi anche in questo periodo, delle dita diverse tra loro o una sola, va ancora di moda? Certo, come dicevo anche prima, difficile che mi chiedono un monocolore, un'unghia magari o con un po' di Swarovski o con dei glitter o appunto questi pompon. Adesso vanno molto le decorazioni in rilievo, gli orsetti, insomma, difficile proprio che mi chiedano l'unghia monocolore. Ma invece ti volevo chiedere, per sgrassare bene le unghie, cosa consigli? Allora, diciamo sgrassare per applicare poi uno smalto normale Esatto, dopo? sì. Ok, allora io consiglio sempre, prima di applicare uno smalto, ovviamente di pulirle con dell'acetone se ci sono dei residui di smalto applicato in precedenza. Poi consiglio sempre di passare o una lima buffer o un mattoncino, che sono delle lime molto leggere, con una grana molto sottile. In questo modo andiamo proprio ad opacizzare l'unghia, quindi togliamo tutto quello strato lucido e questo ci permette anche di togliere tutte le irregolarità dell'unghia. In questo caso, anche quando andremo poi a mettere lo smalto, non ci saranno degli avvallamenti, ma risulterà liscio Sì. Bisogna e l'unghia sarà sgrassata al 100%. sempre mettere alla base il trasparente. Esatto. Quello va messo sempre, anche tu te lo ricordi, eh? Esatto. Giada, io ti vorrei chiedere, perché con Pina prima ne stavamo discutendo, mi ha chiesto che colori preferissi per quanto riguarda le unghie e io giustamente ho risposto, dipende dalle occasioni, perché è Ok. chiaro in base alle occasioni, insomma, il colore. Nello specifico ti volevo chiedere, che ne pensi dello smalto nero? Allora, lo smalto nero a me personalmente piace molto. Ci sono due categorie di clienti. Una che lo predilige e lo utilizza anche in estate. E l'altra categoria che è un pochino spaventata. Io per chi è spaventato lo consiglio sempre di provare perché il nero è un po' un amore, un odio è un amore. Nel senso che prima si odia e poi si ama. Quindi chiunque poi lo prova, se ne innamora e lo continua a portare. Invece d'estate il French lo consigli? Sì, lo consiglio. Si può fare anche con la punta colorata, quindi un pochino più estivo, un pochino più stravagante. E lo consiglio appunto perché ha la base nude. Quindi in questo modo andiamo un pochino a camuffare la ricrescita se siamo in vacanza e non abbiamo la possibilità di rifarle, di portarle un pochino più a lungo, si risulta sempre in ordine.
Giada, ma diamo qualche consiglio alle nostre telespettatrici, perché cosa succede? Capita sempre, ti trovi al mare, la tua estetista è dall'altra parte d'Italia o del mondo addirittura, e quindi c'è lo smalto semipermanente che inizia a O rovinarsi. si rompe un'unghia, eh? O si rompe un'unghia. Allora, per quanto riguarda lo smalto semipermanente che inizia ad andare via e quindi ti ritrovi con un'unghia bianca, un'unghia gialla, un'unghia rossa, insomma, cosa bisogna fare? Perché la maggior parte di noi si mette lì e inizia a smanettare, inizia a togliere lo smalto e poi si nota che l'unghia comunque ne soffre, si rovina, perché vai a togliere anche Certo. una parte importante dell'unghia stessa. È come se si sfogliasse. Allora, io consiglio sempre di portare magari con sé una limetta e uno smalto normale dello stesso colore di quello del semipermanente. Così, se dovesse capitare che si rompa proprio un'unghia e quindi c'è un'unghia bianca e le altre colorate, piuttosto che togliere tutto e andare magari a creare dei danni, limando troppo, consiglio di utilizzare questo smaltino sull'unghia che è saltata. In questo modo possiamo un pochino camuffare la mancanza dello smalto semipermanente e risultare sempre in ordine. Quest'estate sarai tu eventualmente a dare dei consigli alle tue amiche o a chi ti Esatto. sta. Al mare faremo delle riunioni, eh? Io al centro. Non ce la faccio, no, non ce la faccio a finire la frase, cioè scoppio a ridere, Riccardo. Giada, prima hai parlato di accessori, no? Un accessorio, diciamo, che si vede tanto è il consueto diamantino sulle unghie. Pina, giusto? Mi confermi? Il diamantino, sì. Ecco, che accessori ci consigli e ti richiedono le clienti? Allora, diciamo in estate cercherei di evitare di applicare, anche perché anche quelli potrebbero staccarsi, quindi poi risulterebbe un'unghia disordinata. Però c'è chi non rinuncia, quindi mi chiedono appunto questi diamantini Swarovski, c'è chi ne applica solo due, tre, chi vuole magari proprio delle composizioni, tipo delle coroncine, dei serpentini. E in più quest'anno è andato molto appunto questo famoso pompon molto colorato e la cosa particolare è che si applica con una calamita, quindi la cliente può togliere e mettere questo pompon quando vuole. Giada, ma qualche richiesta dei maschietti per le manicure estive è arrivata? Sta arrivando? Allora, sì, arrivano, ci sono i maschietti che vogliono sistemare le mani, però a me personalmente è ancora soltanto manicure, senza smalto, al massimo uno smalto lucido che protegge un pochino l'unghia, però niente smalti per me. Ecco, diciamo che i Måneskin ancora non hanno fatto moda, O non i hanno fatto breccia. Måneskin, come Esatto, i dice Måneskin. Paola Vabbè, Aspri. esatto. Noi abbiamo pre tu hai preso appunti. sì, come Hai sempre, qualche Pina. altra curiosità? Approfitta, Allora, diciamo che. approfitta di questo momento televisivo, dai. Allora, diciamo che una curiosità sempre sulla questione legata alle mode, perché magari l'evento si sposta dalla spiaggia al locale un po' più serio, no, Pina? Lì come si interviene? Si mantiene sempre lo stesso? Si può utilizzare degli accessori, una cura particolare? Allora, diciamo che se si fa il gel o il semipermanente non si può cambiare con così facilità. Con uno smalto possiamo appunto cambiarlo in base all'occasione. Però appunto uno Swarovski va sempre bene sia per una cosa elegante sia per una cosa un pochino più casual. Diciamo che ormai le clienti non abbinano più le unghie Ma alle non è che lo smalto situazioni. lo puoi cambiare come le scarpe, così o come i Io vestiti? chiedo. Ah, Giada, noi ti Grazie. ringraziamo. Grazie a Grazie. voi. Buon lavoro. Buona giornata, grazie. A te. Grazie. E allora, Pina, Cioè, abbiamo per togliere lo parlato. smalto ti Sì. devi mettere lì, devi insomma fare tutta una serie di cose, non è che lo levi così Ah, io chiedo, il Pina, semi io per. chiedo, prendo appunti e così almeno sono preparatissimo, dalla sveglia la mattina fino all'evento mondano della sera, così sono coperto su tutti i fronti. Pubblicità.